1994, due mesi dopo che Berlusconi aveva vinto le elezioni, ed era l'ultima relazione che lui faceva da segretario generale, perché poi veniva sostituito, e si chiamava Bruno Trentin. Lo dico con l'umiltà che ci vuole, perché per me, come per tanti di noi, è come se tu parli di Gesù Cristo, no? E quindi bisogna avere l'umiltà e, diciamo così, la consapevolezza di quello che stai parlando. Ma perché io penso che questo è un punto che abbiamo? E dal mio punto di vista parte proprio da una ragione puramente sindacale. Io ho un livello di frantumazione, di divisione, di competizione tra le persone che per vivere debbono lavorare, come c'è adesso, io non l'ho mai visto. E allo stesso tempo tu sei di fronte a nodi di fondo. La lotta che fa Libera contro le mafie, se non si intreccia una lotta anche per un nuovo sistema d'appalti, per il fatto che se ci sono beni sequestrati alle mafie da qualunque parte sono, dovrebbero diventare quei beni oggetti pubblici a disposizione dei cittadini in cui tutti i soggetti discutono assieme come utilizzarli, per fare degli esempi, o come fai diventare la lotta per la scuola una lotta più generale, o il diritto alla casa un diritto che viene esercitato. Perché quando hai il problema delle case, se ce la vogliamo dire tutta, puoi avere anche l'operaio che senza casa tenta di occupare una casa, o puoi avere l'operaio che ha appena comprato col mutuo una casa che è incazzato perché gli si svaluta la sua casa visto che qualcun altro la occupa. Ce la vogliamo dire tutta? E se parliamo oggi di integrazione, di problemi, di come teniamo assieme delle diversità, noi cosa dobbiamo accettare? La logica che ognuno da solo se la deve sgravagliare. Qui il delegato della FIA diceva una cosa assolutamente vera. In tanti casi, e a me è capitato di sentirlo, di viverlo, la gente, anche quando fa battaglie di mesi, anche quando presidia, si opera, ci sono in giro per l'Italia aziende che sono mesi che sono presidiate, molto spesso quando arrivi dopo un po', quella gente lì si sente da sola, perché sembra che quello sia un problema solo suo, che non c'entra qualcun altro. E questa solitudine che le persone rischiano di vivere, guardate che alla lunga sono la cosa che fa saltare qualsiasi idea possibile di coalizione, di sindacato e di tenuta democratica di questo paese. E allora, oggi, la costruzione di una coalizione sociale, che vuol dire rivolgersi a tutte le associazioni, alle persone, a quei movimenti che in questi anni assieme a noi, ma anche che in tanti casi da solo sul territorio hanno fatto delle cose, vuol dire non che uno cambia natura, no. Vuol dire che ognuno si mette in dialogo, in confronto, in discussione con qualcun altro per vedere di costruire assieme una, non solo una rete, un progetto sociale che rimetta al centro il lavoro, un'altra idea sociale, un'altra idea della politica. Non è che uno cambia natura, ma si pone il problema di come costruire un progetto più generale e che oggi deve avere una dimensione italiana e europea. Ma una cosa di questa natura, per leggerla, ha bisogno che in ogni singolo territorio si costruiscano delle iniziative, delle mobilitazioni che ridiano un peso e un ruolo alla nostra azione, compreso anche le forme e le modalità di lotta che fanno. Perché se io proclamo uno sciopero, certo che va fatto, ma se io proclamo uno sciopero, devo sapere che ci sono anche centinaia di migliaia di persone che non sono in grado di farlo, non so. Perché c'è chi è in cassa integrazione, c'è chi è disoccupato, c'è chi è precario, c'è anche chi è sotto ricatto. Perché non ce la vogliamo raccontare? Perché non vogliamo dirci la verità per quella cosa? E allora da questo punto di vista, proprio perché noi non possiamo assolutamente accettare non solo le proposte che questo governo ha fatto sul piano sociale, del lavoro, della scuola, ma noi dobbiamo costruire un altro progetto sociale, un'altra strada, ci dobbiamo porre il problema anche quali sono i soggetti, le persone in carne ed ossa a cui noi ci vogliamo rivolgere. A partire da quelli che lavorano, ma anche da quelli che un lavoro lo cercano, ma anche da quei soggetti che per impegno diverso possono essere d'accordo con noi a costruire un'altra alternativa. E questo elemento porta a un cambiamento, a una riforma del sindacato, ma porta anche alla ricostruzione di una soggettività politica, e anche qui c'è proprio un elemento di, diciamo così, di barbarie a cui si è aggiunto a proposito dei messaggi. No? Ormai, normalmente, se uno dice faccio un'azione politica, immediatamente uno dice ha detto che vuol fare un partito. Capite la stupidità a cui siamo arrivati? Politica e partito
altro, sono due cose tra loro diverse, non dico alternative, ma proprio diverse. La politica, santo Dio, è quello strumento che dovrebbe permettere alle persone come cittadini di potersi organizzare, di partecipare, di associarsi, di essere soggetti che decidono rispetto al suo destino e a quello che succede, capite? Quando invece questo elemento tu lo trasformi, è un modo per non discutere di quello che avviene, ma anche di cancellare qualsiasi possibilità per le persone di poter partecipare. E oggi sei a una denigrazione e una degenerazione in realtà della politica, e perché io la trovo grave? Perché se ci pensate, le due cose sono andate avanti di pari passo. Più si è ridotta la partecipazione, più si sono ridotti gli spazi politici, più si sono ridotte le forme di partecipazione, progressivamente è prevalsa la finanza, è prevalsa una logica di potere, di impresa, e i due processi ce li abbiamo sotto gli occhi di tutti. Meno partecipazione c'è stata, meno politica in senso più generale, e più c'è stato l'attacco ai diritti, e più noi oggi abbiamo meno diritti. Nel lavoro, il lavoro è tornato ad essere una merce, le pensioni sono state attaccate, c'è una riduzione, e guarda caso, con poca politica e poca partecipazione, sono i banchieri, sono le grandi finanze, sono le multinazionali che ormai decidono anche al posto degli stati, delle nazioni e tutto il resto. Allora, se io voglio affrontare la situazione, devo sapere quali sono le forze oggi che sono in campo. E devo ricostruire dei rapporti di forza che siano in grado di modificare sostanzialmente questo tema. E allora per questo, secondo me, oggi è venuto il momento di giocare a 360 gradi, avendo sì una proposta sul piano contrattuale, avendo una proposta sul piano generale, ma essendo anche in grado di costruire quelle alleanze sociali che saranno discusse e decise assieme ai soggetti che decidono di partecipare, non che decide uno al posto di qualcun altro, capite? Questo è il punto. Ma fare questo, secondo me, vuol dire fare fino in fondo il nostro mestiere di sindacalisti. Perché se non facciamo questa cosa qui, noi non stiamo facendo il nostro mestiere, stiamo semplicemente abbassando la testa, vedendo cosa ci lasci a qualche briciola alla fine, capite? E non accettare questo processo oggi, non chinare la testa, essere coerenti con quello che abbiamo fatto in questi anni, secondo me oggi vuol dire misurarsi anche con questi nuovi problemi. Essere in grado, cioè, di costruire. E lo dico con molta attenzione, smettiamola di pensare che semplicemente il nemico è il nostro interno. Ve lo dice uno che, come sapete, in questi anni non si è risparmiato e ha sempre detto quello che pensava, anche quando c'era da discutere dentro la Confederazione. E immagino che di discussioni da fare nella Confederazione ce n'è ancora e non sono finite. Ma il punto oggi non è semplicemente di dire si potrebbe fare, ma non lo sta facendo. Anche qui io lo capovolgo. Le iniziative che stiamo proponendo, io non è che le vedo in alternativa a qualcun altro, ma da un certo punto di vista, secondo me, è venuto il momento che ognuno deve fare la sua parte, capite? Il mio problema non è cosa fa qualcun altro, il mio problema è intanto quello che posso fare io, lo faccio o non lo faccio? Se anche il 10-20% dipende da me e l'80% dipende da qualcuno, il problema è io, la metto in campo o non la metto in campo? Nei prossimi mesi, siccome le assunzioni ne faranno tante, noi le apriamo le vertenze dentro le fabbriche per dire che i 20, 30, i 100, i 200 che hanno assunto con contratto di tutele progressive, noi ci battiamo perché quelli abbiano gli sgravi ma abbiano i diritti come me, sì o no? E dipende da me. La stessa questione riguarda oggi cosa faccio sugli appalti, cosa faccio sulla lotta e come li metto in campo. E il fatto che noi il 28 ridiamo una visibilità nazionale e diciamo che la partita non è finita, anzi, che si riapre, e che siamo pronti a qualsiasi azione, sia contrattuale, sia legislativa, referendum, e addirittura siamo pronti a costruire territorio per territorio una rete di alleanze più grande che indichi delle battaglie generali e dei punti di fondo, il messaggio che arriva è che noi non ci fermiamo, che abbiamo capito quello che sta succedendo e che di fronte a un semplice voto del Parlamento o a un uso del Parlamento, come sta facendo questo governo, noi non ci fermiamo. Anche perché, consentitemi, so che farà polemiche, ma è il pensiero che ho, noi siamo di fronte in realtà a un Parlamento che oltre agli interessi del Paese in molti casi sta pensando anche a quello che succede loro a seconda di quello che votano, capite? E quando tu arrivi a un punto di questa lettura, quando arrivi a un punto di questa lettura, è evidente allora che ti devi porre
il problema di quale azione costruirsi nel paese, perché è a rischio la tenuta democratica di questo paese, così come è a rischio la tenuta democratica in Europa per quello che sta avvenendo. Noi abbiamo avanzato proposte anche su quel terreno lì. Badate che il prodotto adesso che viene fatto, no? La scelta della BCE non è detto che immediatamente porti soldi da investire, perché il problema del costo del credito è un problema che c'è ancora. Oggi certo le imprese hanno un vantaggio che era 20 anni che non aveva. L'euro si è abbassato e finalmente sta quasi costando meno del dollaro. Come sapete in Italia quando si usava la svalutazione, tu vendevi perché costava meno. Oggi questa condizione era 20 anni che non c'era, così come costa meno il petrolio. Ma non siamo di fronte al fatto che il sistema delle banche è pronto a finanziare investimenti, non hanno abbassato il tasso.